E a un certo punto ci girammo e dietro questa inferriata c'era il tronco di un uomo e il giudice Ayala riconobbe che era il dottor Borsellino dal fatto che aveva i baffi. Domenica 19 luglio ero a Palermo. Improvvisamente sentii un rumore sordo. Andai in terrazza e vidi una colonna di fumo sollevarsi dalle parti della Fiera del Mediterraneo. Improvvisamente legai quel fumo proprio ad Ayala. Non avevo idea di cosa potesse essere successo, anche perché non sapevo che lì abitava la mamma di Paolo. Finché sono inciampato in qualcosa, stavo cadendo, e questo qualcosa era il tronco bruciato, che ho fatto fatica a riconoscere, di Paolo Borsellino. Questo moncone di cadavere, senza braccia e senza gambe, tutto bruciato, ed era del mio fratello, amico, oltre che collega, Paolo Borsellino.